Bene, allora un caldo benvenuto a chi ci raggiunge da lontano, chi ha preso aerei, treni, chi invece da vicino, qui Roma per Roma. Diamo inizio oggi a un nuovo anno di seminari Sisri. Siamo arrivati al 18° compleanno della scuola Sisri. Forse questo merita un applauso da parte nostra. In primo luogo a Don Giuseppe. E poi diciamo ci rallegriamo con volti già conosciuti, invece volti nuovi che accogliamo calorosamente. E ci incontriamo nuovamente in presenza, e questo è un altro motivo di gioia, perché diciamo abbiamo passato anni complicati, ma siamo riusciti comunque a mantenere sempre i nostri rapporti, che sono rapporti di pensiero, di ricerca, di amicizia. E in qualche modo la nostra comunità, che è una comunità scientifica, ma anche appunto una comunità che ha delle radici profonde, personali, non solo ha resistito, ma in un certo senso si è ampliata. Ci collochiamo all'interno di questo terzo e ultimo anno del ciclo Origins. Come sapete, i seminari della Sisri, della scuola Sisri, hanno un'architettura complessa, e nell'ultimo triennio abbiamo affrontato il tema delle origini. Siamo partiti con le origini del cosmo, poi ci siamo addentrati nel tema delle origini della vita, e quest'anno ci interroghiamo sulle origini dell'intelligenza. Con quest'anno si conclude il terzo anno del ciclo dedicato alle origini. Quale sarà il tema del prossimo anno? In realtà ancora è presto per dirlo, ma il nostro consiglio scientifico si è riunito a Bologna lo scorso 8 ottobre e quindi diciamo ha elaborato delle proposte. Siamo aperti anche ai vostri suggerimenti, e poi chiaramente verrete messi a parte delle novità in programma per il prossimo anno. Colgo l'occasione per salutare nuovi partecipanti, quindi giovani studiosi che si affacciano per la prima volta ai nostri seminari. Fra questi saluto in particolare Giovanni Garofalo, che è vincitore del concorso indetto dalla Scuola Sisri e dal Festival dello Spazio di Genova Busalla. Forse puoi presentarti. Benvenuto. C'è qualche altro nuovo partecipante che vuole presentarsi? Vedo infatti. Prego. Benvenuto. Benvenuto. Buongiorno a tutti, scusate le spalle, sono Emanuele Tudor, 24 anni, vengo da Catania, e sono un dottorando al secondo anno presso l'Università di Catania in ingegneria, e in particolare il mio progetto di ricerca è incentrato sull'idrogeno per la mobilità sostenibile, e sono venuto a conoscenza da Sisri grazie a Salvo, che diciamo dopo che ho spulciato un po' il sito, non ho ascoltato un momento, ha
Bene, grazie. Ci sono altri? Ecco, prego. Bene, benvenuto. Mi sembra non ci siano altri. Sì. Quindi benvenuta anche a te. Bene, allora a questo punto qualche altra informazione, diciamo, prima di addentrarci nel seminario di oggi. Allora, forse facendo qualcosa che non è proprio esattamente quello che Don Giuseppe vorrebbe, però vi voglio dare una comunicazione di una nuova pubblicazione, che è il quarto volume della Teologia fondamentale in contesto scientifico di Don Giuseppe. E questo volume, Teologia della Rivelazione, appunto il quarto volume, è uscito da poco, e quindi salutiamo questa nuova pubblicazione, ci rallegriamo con Don Giuseppe e meriterebbe un applauso anche questo, direi. Procediamo invece con le informazioni di servizio, vi do alcuni riferimenti riguardo agli orari della giornata. E avremo il seminario tenuto da Ivan Colagé, che adesso andrò a introdurre, e alle 11.20 avremo un coffee break. Il coffee break deve terminare tassativamente alle 11.45 per iniziare il lavoro di problem solving nei gruppi. Il lavoro di problem solving terminerà alle 13, poco prima delle diciamo alle 13.20, perché alle 13.30 siamo attesi in mensa, quindi giù al piano meno 1 per il pranzo. Dopo il pranzo, tra le 15 e le 16, riprenderemo in plenaria per condividere, per la restituzione del lavoro fatto nei gruppi. Questo è l'orario della giornata. E a questo punto possiamo passare al relatore di oggi, il professor Ivan Colagé. Per me è, diciamo, un grande piacere presentare il professor Colagé, che, come, diciamo, alcuni di voi sanno e altri invece lo apprendono oggi, non solo è il nostro primo relatore di questo ciclo di seminari dell'anno accademico 22-23, ma è anche il vice direttore del centro di ricerca DISF ed è il coordinatore didattico della scuola SISRI. Ivan Colagé è docente incaricato di logica e filosofia della mente presso la facoltà di filosofia della Pontificia Università della Santa Croce. È anche docente di logica e filosofia della scienza e direttore operativo del Centro per la Ricerca alla Pontificia Università Antonianum di Roma. È stato membro del Council dell'ESAT, nei suoi campi, diciamo, il suo campo di interesse, il suo campo di ricerca si è concentrato negli ultimi tempi sullo studio delle interazioni tra cultura e cervello in vista di un trattamento interdisciplinare del tema della unicità umana. E potrei qui elencare le varie pubblicazioni, i libri, le curatele. Non cito nulla se non un'ultima pubblicazione recentissima che diciamo, è particolarmente importante e significativa, una pubblicazione proprio, diciamo, recentissima del 2022 insieme a Derrico, The Emergence of Symbolic Cognition nel Routledge International Handbook of Neuroesthetics, una pubblicazione molto importante, molto significativa, e diciamo valga questa per tutte le altre che non ho menzionato. Il titolo del seminario che il professor Colagé ci offre è Cognizione animale e intelligenza umana dai pesci ai primati. Grazie molto. Dunque, grazie a tutti, benvenuti a tutti da parte anche mia, diciamo, per le varie ragioni che Stefano ha illustrato. Mi permetterete di togliere la giacca perché io, come dire, soffro molto più il caldo
che il freddo. Io la prima cosa che vorrei dire qui con voi oggi è che sono un po' emozionato in realtà. In genere sono sempre un po' emozionato quando inizio un seminario SISTRI, perché è una cosa su cui investiamo, voglio dire, molto, e mi fa piacere vedere persone che già conosco e anche conoscere nuove persone. In questo caso sono doppiamente emozionato perché questo è il mio primo seminario SISTRI, cioè nonostante io, come dire, collabori col centro DISFA da alcuni anni, è la prima volta che mi trovo con grande lusinga qui su questo podio per offrire un seminario nazionale, e sono ancor più emozionato perché, dati, diciamo così, gli esiti attesi, è probabile che sarà anche l'ultimo seminario che terrò, diciamo, in questa sede. Questo aumenta la mia emozione. Visto però che appunto c'è attesa da questo punto di vista, io avevo pensato di mettere subito in gioco alcune fonti, diciamo così, che hanno contribuito in maniera interessante, diciamo importante, alla mia formazione, diciamo, sia personale che intellettuale. E quindi ecco, ve la menziono subito, questa frase, che è per me interessante per introdurre il nostro seminario, e con questa citazione ho messo un'ulteriore ipoteca su un mio eventuale prossimo seminario alla SISTRI, naturalmente. Ma in realtà, sì, avevo pensato anche alla musica, ma mi sono contenuto, diciamo. In realtà però Mick Jagger, tutti sapete, voglio dire, il cantante dei Rolling Stones, ha dato un grosso contributo alla biologia. E voi sapete che i miei interessi sono molto biologici. Ha dato un grosso contributo alla biologia perché ha dato il nome a questa specie biologica ormai estinta, la Petroperla Mick Jaggeri, e non è uno scherzo, è effettivamente così. Però adesso andiamo alle fonti serie. Le fonti serie sono queste, che poi trovate in qualche modo menzionato già all'inizio anche della traccia che abbiamo distribuito, cioè questo è Alfred Russel Wallace, co-scopritore della teoria della selezione, co-inventore forse della teoria della selezione naturale insieme con Darwin, e lui cita questa frase che non è esattamente quella che trovate nella traccia, perché lui la menziona, la offre in due posti. Quella che trovate citata sulla traccia da Derek Bickerton è un po' meno umoristica, invece a me questa piace molto, perché dice che la selezione naturale avrebbe potuto dotare l'uomo selvaggio soltanto di un cervello appena superiore di quello di un ape, no? Di un grande primate. E invece il Savage Man effettivamente ne possiede uno appena inferiore di quello di un filosofo, e questo a me ha sempre, diciamo, lusingato molto come riferimento testuale. Ma in realtà, battuta a parte, questo è il punto che noi affronteremo oggi. Cioè il punto che noi affronteremo oggi è capire se e in che misura la selezione naturale, o comunque la evoluzione biologica, permette di spiegare il tema di questo seminario e in realtà di questo anno, cioè dell'intelligenza umana. Questo è il vero punto. E lo vedremo, diciamo, con un percorso che non entrerà subito nelle ma appunto vorrei fare un percorso un po' ampio, perché a me sembra importante, soprattutto in quanto primo seminario di questo anno, contestualizzare il problema in una cornice un po' più ampia, che poi, se volete, è un po' anche la cornice che ereditiamo dallo scorso anno, che fu dedicato al problema della vita. Allora, il tempo della vita, perché noi siamo comunque organismi biologici, e proveniamo da un percorso evolutivo che è lunghissimo, dura forse quasi 4 miliardi di anni. E i tempi coinvolti sono da capogiro. Noi siamo dei mammiferi, i mammiferi vengono fuori probabilmente oltre 200 milioni di anni fa. Noi siamo dei primati, e i primati vengono fuori forse 80 milioni di anni fa, forse 50, forse 40, non è sempre chiaro. Noi apparteniamo al genere Homo, di cui siamo l'unica specie attualmente esistente, ma non l'unica che è sempre esistita, e questo genere emerge 2,5 milioni di anni fa. E questi sono tempi enormi. Sono tempi enormi che però non dovrebbero lasciarci indifferenti, perché noi proveniamo comunque da questo percorso, in qualche modo.
Naturalmente molto è cambiato nella storia della vita. Qui vi ho messo un'immagine anche un po' divulgativa di quella che era l'epoca precambriana, cioè una delle prime fasi antichissime, prima di 500 milioni di anni fa, in cui la vita già però popolava e si emergeva e si evolveva su questo pianeta. E poi vi ho messo qualche immagine così molto rapida ancora per contestualizzare questo, no? Noi staremo qui, cioè siamo dei mammiferi, stiamo qui dentro, vedete che 550 milioni di anni fa vengono fuori i pesci senza mascella, quindi senza ossa fondamentalmente, poi i pesci cartilagine, i pesci ossei, gli anfibi e poi i rettili e uccelli e infine i mammiferi. I mammiferi che sono, sono già una piccola sottoparte di questo processo, ma è una cosa affascinante, entusiasmante, cioè c'è una varietà, una variabilità enorme dentro alla famiglia dei mammiferi. Noi staremo più o meno qui, cioè noi non siamo rappresentati, ma insomma siamo vicino a questa scimmietta che vedete anche rappresentata qui, non a caso, ma quelli sono i primati, diciamo così. Un ingrandimento di questo ci fa vedere, ecco, che noi staremo dentro a questi hominids, ok? Quindi non proprio dei macachi, ma insomma siamo lì vicino. Questo è quello che già comincia a riguardarci un po' più direttamente, cioè questo è una rappresentazione dell'albero evolutivo dei primati, e noi siamo dei primati. Noi siamo qui, eccoci qui, ma insomma sulle rappresentazioni ci sarebbe varie cose da dire, ma insomma questo è il punto. Allora noi, i primati, come dicevo prima, emergono 40, 50, forse più milioni di anni fa, noi siamo frutto di una delle più recenti ramificazioni di questo albero qui, perché, come lo vedremo meglio tra un po', la biforcazione tra gli scimpanzé, che sono i primati a noi filogeneticamente più prossimi e che esistono, e noi stessi, Homo sapiens, avviene circa 5, 6, 7 milioni di anni fa. Ma perché vi ho detto tutto questo? Ma in fondo noi dobbiamo parlare di intelligenza umana. Ma vabbè, una prima risposta sarebbe che comunque tutto questo l'abbiamo capito grazie alla nostra intelligenza, perché non è una cosa che si rivela, diciamo così com'è. Ma in realtà il primo punto che volevo sottolineare è questo. Cioè, ma perché? Ma perché tutta questa varietà? Perché tutta questa variabilità? Perché tutta questa emergenza di novità? Della quale poi alla fine siamo anche noi un frutto, un esito in qualche modo. Questo non può essere trascurato. Se vogliamo capire, se vogliamo affrontare il problema dell'intelligenza umana, non possiamo dimenticarci di tutto ciò, perché altrimenti avremmo una lente non ben messa a fuoco per capire la questione. Una prima risposta molto preliminare, queste sono veramente le big questions, le domande enormi, ma una prima risposta è che tutta questa variabilità è andata emergendo nel corso dei 3 miliardi di anni che abbiamo rapidamente scorso, in 5 minuti vergognosamente, è che la vita tende a preservarsi. Ma tende a preservarsi, si potrebbe persino dire è costretta, è forzata a preservarsi in ambienti che cambiano. E questo è il secondo punto da sottolineare. Se non cambiassero gli ambienti, cioè se la vita non si trovasse di volta in volta a doversela cavare in qualche modo in ambienti diversi, probabilmente tutta questa varietà non sarebbe emersa e probabilmente non saremmo emersi pure noi, non lo sappiamo, voglio dire, questa è una domanda molto aperta. Primo focus. E poi, se non sbaglio, ecco... Io uso spesso questa rappresentazione perché mi pare eloquente, è un po' intuitiva, voglio dire, non è proprio sistematica nella sua funzione. Però che cosa ci dice questo? Che se noi rappresentiamo su un orologio di 24 ore la storia della vita, o meglio, la storia della Terra, quindi 4 miliardi e mezzo di anni, che già sarebbe un terzo dell'età dell'universo, in realtà, più o meno, bene, allora su questa scala di 24 ore noi esseri umani, cioè Homo sapiens, viene fuori 2 minuti prima della mezzanotte. Siamo appena arrivati. Allora non possiamo far finta che tutto ciò che ci precede e che è enormemente più esteso di noi in tutte le dimensioni che possiamo immaginare, non conti nulla. E questo è un secondo punto che mi premeva di sottolineare. L'essere umano è radicato profondamente in questo processo. La sua intelligenza è radicata profondamente in questo processo. Non è qualcosa che è totalmente svincolato da questo processo.
Poi vedremo in che modo riesce in qualche modo a svincolarsi, però avere consapevolezza di questo, a mio parere, oltre ad essere un po' più aderente con quello che sappiamo, diciamo così, della natura, rende anche più bello ciò che magari esula un po' da questo radicamento. Questo, diciamo, sarà quello dove cercherò di arrivare alla fine di questa presentazione. Riprendiamo un po' questa storia. Dunque, noi siamo primati, l'abbiamo detto, questi siamo noi, cioè Homo sapiens sarebbe rappresentato qui. Questo puntino, che sta a circa 5 milioni di anni fa, rappresenta l'ultimo progenitore comune tra noi e gli scimpanzé, i pan trogloditi, o se volete il genere pan, che oggi ha solamente due rappresentanti, gli scimpanzé propriamente detti, pan troglodites, e i bonobo, cioè i pan paniscus. In questa linea evolutiva, cioè nella linea del genere PAM, sono successe pochissime cose. Ci sono due specie viventi, ma in realtà probabilmente non ce ne sono state più di 3 o 4 in tutti questi 6 miliardi di anni. L'archeologia e la paleontologia del genere PAM è molto difficile, perché questi vivono nelle foreste, le foreste non conservano nulla, è molto più difficile trovare reperti archeologici. Ma qui è successo molto poco. Qui invece, in questa che voi vedete adesso, un segmentino dritto dritto che porta a noi, cioè a Homo sapiens, sono successe in realtà una marea di cose. Si contano 5 o 6 generi diversi, forse 20, forse più specie diverse, tutte estinte tranne noi. Ma che ci sono state e che hanno in qualche modo fatto parte del processo. Se partiamo appunto dal progenitore comune, circa 6, 5, 6, 7, i dati qui cambiano praticamente ogni settimana, ma insomma l'ordine di grandezza è quello, milioni di anni fa, genere Homo viene fuori, emerge in Africa 2,5 milioni di anni fa. Homo sapiens è qui, voglio dire, cioè siamo veramente in questo segmentino. Ma vedete che le specie sono tante, i generi sono tanti, cioè è successo molto nella nostra storia evolutiva recente, diciamo così, cioè quella successiva alla divaricazione tra noi e gli scimpanzé. E questa è un'altra rappresentazione che avete anche nella traccia, che secondo me, come dire, raffigura un po' meglio quello che sappiamo, però date anche una contata ai punti interrogativi, cioè rappresenta anche abbastanza bene quello che non sappiamo e che magari un giorno sapremo un po' meglio. Però quello che non è marcato da un punto interrogativo è abbastanza chiaro oggi che sia accaduto, magari si rivedrà di 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 anni qualche datazione, ma più o meno il framework, la picture è questa qui, l'immagine è questa. Ecco, qui non è saltata una slide, questa è una slide nera, per prendere un attimo un respiro, diciamo così, e riflettere un secondo su quello che vi ho detto finora, perché non andrebbe perso di vista per capire dove vorrei arrivare, cioè quello che vorrei proporre. Avete respirato? Siete tranquilli? Bene, andiamo avanti. Paragone diretto, ovviamente, ecco perché è importante tenere presente quello che vi ho detto finora. Questo è uno scimpanzé, un pan troglodites, questo è un essere umano, cioè un Homo sapiens, noi fondamentalmente. Le differenze sono tantissime. Però non è che siamo saltati noi da qui a qui. Cioè noi siamo arrivati da qui a qui passando per una marea, per una marea di cambiamenti, di step, di passi. E questi step e questi passi, io qui vado un po' veloce perché ci sarebbero centinaia di dettagli da descrivere, ma non c'è tempo e non mi è necessario, quindi non lo faccio. Ma il punto fondamentale che vorrei sottolineare qui è questa nozione qui di neotenia, la neotenia, perché una delle cose che è successo nel passaggio tra noi e gli scimpanzé è stata l'acquisizione della stazione eretta. Noi siamo bipedi obbligati, gli scimpanzé no. Questo ha portato a un riarrangiamento delle ossa del bacino, che nel caso dell'essere umano si sono ristrette parecchio. Ecco perché il parto dell'essere umano è un po' più problematico di quello che accade in genere in natura. Nel frattempo, cioè mentre succedeva questo, il cranio dell'essere umano, cioè piano piano di tutte le specie che stanno in fila, che non stanno in fila, ma che stanno, diciamo, più o meno tra noi e gli scimpanzé, in questi 5-6 milioni di anni che sono passati, è andato crescendo molto. Il volume dello, del, del,
cervello dello scimpanzé è un quarto rispetto a quello dell'essere umano, forse anche meno, fondamentalmente. E queste due cose hanno creato un piccolo problema, perché un cranio sempre più grande doveva passare per un canale del parto, per delle ossa del bacino sempre più piccole. La soluzione che è stata trovata è che noi nasciamo estremamente immaturi. Il cucciolo d'uomo è in natura il cucciolo che nasce più indietro, diciamo, rispetto agli altri. Questo è stato un grosso problema per i nostri antenati, perché vedete voi cavarvela in un ambiente come quello della savana africana, pieno di leoni, iene, eccetera, eccetera, con questi cuccioletti che, come li lasci da una parte, sono praticamente finiti, mentre tu devi cercare di non farti mangiare e di mangiare, fondamentalmente. Questo è stato piuttosto challenging, ma come talvolta accade, anzi come vedremo accade sempre più spesso in realtà nella storia naturale di Homo sapiens, questa è stata anche una grossa occasione, perché doversi in qualche modo prendersi cura di questa prole sempre più fertile ha innescato una serie di processi che coinvolgono fattori biologici e fattori culturali, quindi tipi di alimentazione, ma anche costruzione di strumenti, una socialità sempre più complessa per potersi prendere cura di questa prole neotenica, quindi un gruppo sempre più numeroso e articolato, il cranio, il cervello meglio, che continua a crescere sempre di più e può continuare a crescere sempre di più perché grazie agli strumenti noi possiamo mangiare carne, iniziamo a mangiare carne in maniera efficiente, questo sostiene il processo perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista ecologico, anche, scusate, fisiologico. Boh, anche qui ci possono essere tantissime cose da dire, non mi concentro in più, volevo sottolineare questa nozione qui. Nel cammino evolutivo di Homo sapiens si verificano vari di questi che a me piace chiamare self-increasing biocultural cycles, cioè cicli che si ripetono di interazione tra fattori più biologici, più fisiologici, più morfologici e fattori più culturali. Quindi cambia l'ambiente, diventiamo bipedi obbligati, il nostro cervello cresce, questo induce neotenia, prole fragile, ma allora questo incoraggia la socialità, poi noi facciamo strumenti, anche perché siamo neotenici e quindi riusciamo a trasmettere informazione più facilmente e quindi mangiamo carne sempre meglio, questo sostiene il processo di encefalizzazione, facciamo strumenti, ma questi strumenti non sono banali, e lo vedremo un po' meglio tra un po', devono essere trasmessi, cioè ci deve essere un investimento nella trasmissione di questa tecnologia, ancorché primitiva, e questo a sua volta rimbalza sulla socialità, perché voglio dire l'insegnamento è una dimensione sociale, e questo è un po', come dire, la caratteristica dell'evoluzione umana, cioè del percorso evolutivo che ha portato fino a noi. C'è un'interazione forte che si potenzia a vicenda tra fattori più strettamente biologici e fattori più strettamente socioculturali, chiamateli come volete, immagino che ci siamo più o meno capiti. Altro respiro. Ora, tutto quello che vorrei dirvi, questa era solo una grossa premessa per creare lo sfondo, tutto quello che vorrei dirvi in realtà non si capisce, non si può capire fino in fondo, se non si hanno due nozioni in più per quanto riguarda l'evoluzione biologica. Che cos'è l'evoluzione biologica? Allora, l'evoluzione biologica è un processo che sin dai tempi almeno della sintesi neodarwiniana, quindi metà del Novecento, ma probabilmente anche prima da un certo punto di vista, già Darwin queste cose ce l'aveva abbastanza chiare, beh, una ce l'aveva chiarissima, questi altri due ce l'aveva chiari, poi Anna magari un giorno ci dirà meglio, quando finirà la sua tesi di dottorato su Darwin, ma l'evoluzione biologica è un processo a tre step, direi. Produzione di variazione, cioè c'è bisogno che emergano novità, perché possono emergere novità, no? Questo è quasi tautologico, c'è bisogno che si produca novità biologica rilevante. Trasmissione di variazione, questa novità deve essere trasmessa di generazione in generazione, perché se non è trasmessa emerge e sparisce, fine. Cioè non c'è modo di andare avanti. E poi selezione di variazione, cioè l'organismo, questa è la selezione naturale fondamentalmente, l'organismo
nel vivere nel suo ambiente, si interfaccia col suo ambiente, con i tratti fenotipici che ha, con un ambiente che ha le sue caratteristiche. Il risultato di questa interazione determina l'adattamento e quindi quanto bene quegli organismi sopravvivono, quanto bene si riproducono e quindi la frequenza con la quale loro riescono a trasmettere i loro tratti, e questo un po' è, come dire, l'incedere del processo evolutivo. Però una cosa molto importante da capire oggi è che l'idea di dettaglio dell'evoluzione biologica sta cambiando, e sta cambiando in maniera enormemente importante e interessante. La sintesi neodarwiniana, più o meno la conoscete tutti, l'avete studiata a scuola, forse qualcuno di voi l'ha anche approfondita all'università. Per la sintesi neodarwiniana la produzione di variazione è fondamentalmente la variazione genetica, la mutazione. La trasmissione di variazione è l'ereditarietà genetica, cioè il fatto che i genitori passano ai figli, alle future generazioni, il proprio corredo genetico, e la selezione è, scusate, la selezione naturale, cioè organismi che hanno tratti che gli danno un vantaggio nell'ambiente sopravvivono, quelli che hanno tratti che li rendono svantaggiati vengono mangiati, in questo caso dall'aquilotto oppure dal passerotto, e quindi passeranno molto più difficilmente le loro caratteristiche alle future generazioni, e quindi quei tratti tenderanno a scomparire, finché l'ambiente non cambia, perché se un giorno la montagna invece di essere grigia diventa gialla, si ritorna indietro. Fondamentalmente. La selezione naturale può essere molto sofisticata, può essere molto dettagliata. Per esempio, è la selezione naturale che sancisce la lunghezza, diciamo, ottimale in quell'ambiente, non in assoluto, della gamba del ghepardo. Per i mammiferi, in genere, più la gamba è lunga dell'organismo, più la velocità di punta che quell'organismo può raggiungere è maggiore. Siccome il ghepardo, lo sappiamo tutti, mangia le gazzelle, al ghepardo servono gambe lunghe, perché se non ha gambe lunghe non acchiappa le gazzelle. Però attenzione, perché una gamba troppo lunga è una gamba fragile, è una gamba che si spezza facilmente. E un ghepardo con una gamba spezzata è un ghepardo morto nel giro di non più di 36 ore in genere nel suo ambiente. Per cui la selezione naturale lavora, nel corso di tante tante generazioni, per fine tune, si dice in inglese, non lo so come si può tradurre in italiano, sintonizzare finemente la lunghezza della gamba del ghepardo, così che i ghepardi che oggi vediamo hanno tutti più o meno le gambe lunghe allo stesso modo, che è quella ottimale per fargli acchiappare la gazzella e non fargli rompere la gamba a ogni passo, a ogni piè sospinto, come direbbe Achille. Questa è la sintesi neodarwiniana. Quindi c'è l'organismo che ha un programma di sviluppo a base genetica, cioè più o meno, diciamo, definito nel genoma. Questo programma di sviluppo conferisce all'organismo i suoi tratti, l'organismo con i suoi tratti si interfaccia con l'ambiente, vive nel suo ambiente, qui avviene la selezione naturale che, diciamo, in qualche modo stabilisce, sancisce il livello di adattamento dell'organismo, e così avviene l'evoluzione biologica. Bene, signori, le cose non stanno così. Cioè, adesso non tutti ancora l'hanno realizzato fino in fondo, c'è dibattito acceso dal punto di vista scientifico, ma questa immagine qui ormai è vecchia. Non si pensa più in questo modo. Non si pensa più in questo modo. L'immagine, o almeno si tende a non pensare più in questo modo. Siamo nel mezzo di quella che io definirei una rivoluzione scientifica. Anche su questo c'è dibattito, ma insomma, voglio dire, poi leggetevi la conclusione che ho messo nella traccia, così, diciamo, la cosa potrebbe risultarvi un po' più chiara. Ma siamo proprio in ciò che accade oggi qui, perché in realtà, vabbè, questo già l'ho detto, insomma, no? Per la sintesi neodarwiniana, la sintesi neodarwiniana è molto genecentrica, la produzione di variazione genetica, la trasmissione di variazione genetica e la selezione, sì, è selezione dell'organismo, ma in virtù, diciamo, del genoma che porta e che quindi conferisce i tratti alle generazioni future. Ma oggi si ragiona piuttosto, si sta costruendo questa che si chiama la sintesi evolutiva estesa, dove nessuno dei passi, che continuano ad essere quelli, cioè produzione, trasmissione, selezione di variazione, che animano, diciamo così, l'evoluzione biologica, è più capita in termini genocentrici. Questo dati alla mano, diciamo così. La produzione di variazione non è solo genetica, cioè non c'è bisogno di aspettare quelli che, se non sbaglio,
forse Meir, forse Gould, forse Schmalhausen, non mi ricordo, chiamava gli hopeful monsters, cioè i mostri speranzosi, cioè creature che nascono con qualche caratteristica nuova perché hanno avuto una mutazione genetica e che per puro caso, per fortuna, gli va bene. Non è così in realtà, cioè per avere novità biologica rilevante non è necessario avere mutazione genetica. Novità biologica rilevante può emergere a livello fenotipico, cioè gli organismi possono esibire tratti morfologici, anatomici e fisiologici un po' diversi in base all'ambiente in cui crescono. Ancora di più, novità biologica rilevante, e questo ve lo farò vedere un po' meglio, avviene a livello comportamentale. Gli animali soprattutto escogitano nuovi comportamenti, sono intelligenti a un certo punto di vista. Ancora di più, l'ambiente non è più un ambiente puramente selettivo, è un ambiente che può indurre questa novità. E anche questo ve lo farò vedere un po' meglio. La trasmissione di variazione, pure quella, non è più solo genetica. Si riconosce, dati alla mano, che di generazione in generazione la trasmissione, l'informazione biologicamente rilevante viene trasmessa per canali epigenetici, comportamentali, cioè un leone se vive con la mamma nella savana impara a cacciare, se cresce nello zoo di Roma e poi tu lo porti in savana, muore prima del ghepardo. Cioè ci mette meno a morire rispetto alle 36 ore del ghiaccio. Perché? Perché non ha acquisito dell'informazione biologicamente rilevante, cioè come si caccia un bufalo che pesa una tonnellata e non è un animale, diciamo, docile. Okay? Tra l'altro, un altro aspetto molto importante, vedremo quanto è importante tra poco, è che questa trasmissione di variazione non più non è soltanto genetica ma è anche comportamentale, poi nel caso umano ci arriveremo, cognitiva, simbolica, quello che stiamo facendo qui adesso, fondamentalmente, ma è anche, strettamente parlando, ambientale. L'ambiente è un canale di trasmissione intergenerazionale di informazione biologica rilevante. Questo vale per tutte le specie biologiche. Questo non solo per gli animali, anche per le piante, anche per i batteri. L'ambiente è un canale di trasmissione, tant'è che si parla di ecological inheritance oppure di parental effect, cioè qual è l'influsso che le modifiche ambientali imposte all'ambiente dai genitori ha sullo sviluppo dei figli. Questa è la cosiddetta ecological inheritance, cioè l'eredità ambientale. E la selezione di variazione in fondo è ancora la selezione naturale, cioè ancora risulta dalle interazioni tra l'organismo e l'ambiente. Però questo ambiente non è più un ambiente che sta lì e se tu vai bene passi, se tu non vai bene tu ti sanziono. È un ambiente che intanto è modificato in maniera enorme dall'organismo, non è indipendente da quello che l'organismo fa. E in secondo luogo è un ambiente che non è solo punitivo, ma è anche induttivo, cioè può indurre novità, può indurre nuovi comportamenti. Queste sono alcune parole chiavi, mi pare che il tempo stia passando più o meno e quindi io vorrei andare un po' più in fretta, ma vorrei però darvi un senso di quello che vi ho detto, cioè non vorrei soltanto, come dire, avervi dato 4-5 definizioni, per quanto importanti, magari persino ben formulate. Ma vorrei parlarvi, come dire, dei pesci e dei primati, ve l'ho promesso in qualche modo, adesso ve ne parlerò. Perché ve ne parlerò? Perché, intanto per le ragioni dalle quali abbiamo cominciato, ma perché è in questo che si vede quello che vi ho appena detto. Pesciolini, qualcuno di voi mi ha già sentito raccontare queste cose, ma alcuni altri no, quindi insomma chi l'ha sentita abbia un po' di pazienza. Pesciolini, questi sono pesciolini della stessa specie, si assomigliano? Insomma, non sono solo della stessa specie, ma vengono dallo stesso fiume, dal rio Chanurco in Venezuela, cioè probabilmente l'hanno presi a meno di 2 chilometri di distanza l'uno dall'altro. Stesso discorso per questi, non sono uguali, sono diversi, hanno una forma del corpo diversa. In realtà hanno tanti altri aspetti diversi, il posizionamento della mascella, le abitudini alimentari, cosa mangiano, come mangiano, persino come sono fatte le loro branchie, sono diversi. Perché sono diversi? Perché vivono in un ambiente diverso. Questi vivono nel canale, cioè dove l'acqua scorre, questi vivono nella laguna, cioè dove l'acqua è tendenzialmente stagnante.
Probabilmente, se io prendo l'ovetto di questo e lo faccio crescere dove cresce questo, il figlioletto di questo diventa più simile a questo che al padre o alla madre che sia, perché l'ambiente induce questi aspetti morfologici. Cinciarelle, perché questo non riguarda soltanto la morfologia, riguarda anche il comportamento e la cognizione. Questo è un caso documentato nella Scozia degli anni 60, in cui le cinciarelle a un certo punto hanno imparato a bere latte dalle bottiglie messe sulle soglie degli scozzesi, perché all'epoca si faceva così, no? Il lattaio arrivava, prendeva la bottiglia vuota, metteva quella piena. Questo qui è un comportamento cognitivamente non banale per una cinciarella, che peraltro in genere mangia insetti, cioè non mangia latte, non mangia neanche semi, mangia insetti. Perché questa si è inventata questa cosa qui? Perché l'ambiente gli ha indotto questo nuovo comportamento, perché quella si trovava in un ambiente in cui a un certo punto trovava tutte queste bottigliette di latte a disposizione e dice, boh, insomma, vediamo un po' se ci posso fare qualcosa di rilevante. Peraltro nel giro di pochi anni questo comportamento qui si è diffuso in tutta la Scozia. Cioè questo è un comportamento che viene trasmesso, non per canali genetici, cioè non è che tutte le cinciarelle scozzesi hanno dovuto avere una mutazione che le ha messe in grado di fare questo, ok? Questo è ancora più eclatante, no? Queste sono cornacchie di città. Questo è un caso del 2000 in Giappone, in cui si è osservato che le cornacchie in un posto in Giappone dove c'era una scuola guida, alberi di mandorle lì vicino, hanno imparato a sfruttare i semafori pedonali per farsi schiacciare le noci dalle macchine. Cioè queste vanno lì, aspettano che il semaforo per le macchine è rosso. Ma è documentato, ci sono i papers, non sono storie, diciamo, urbane. Questi vanno lì, posano la noce, se ne vanno sul semaforo, aspettano che il semaforo scatta verde per le macchine passano, rompono la noce, loro aspettano fin quando il semaforo non ridiventa rosso per le macchine, scendono giù e si mangiano la noce. Questo è un comportamento, per una cornacchia, non è banale, cioè è cognitivamente sofisticato, ma è indotto dall'ambiente. Non è che quelle hanno dovuto avere la mutazione dei semafori stradali per acquisire questo comportamento. Eppure questo comportamento si è diffuso. Chi conosce questo personaggio? Non lo conoscete? È famosissimo. Non conoscerlo è quasi come non conoscere Einstein o Mick Jagger, diciamo così. Questo è Imo. È quella patata, quel macaco che in quest'isoletta giapponese 50 anni fa, il prossimo anno sono 50 anni, dovremmo fare un editoriale su DISF per celebrare questo, e cioè ha inventato di lavare le patate. Questo è il famoso potato washing behavior che tanto è stato menzionato in letteratura. Lavare le patate nell'acqua marina, qualcuno dice che lo fa per togliere la sabbia, qualcuno dice che lo fanno perché gli piace il sale, cioè perché così hanno le patate più gustose, non si sa bene, però questo l'hanno fatto. E l'hanno fatto, ma questo comportamento si è poi diffuso, sia agli altri membri del gruppo, sia questa scimmietta qui che quando aveva inventato questo comportamento c'aveva un anno e mezzo, beh un macaco un anno e mezzo è adulto, a 4 anni ha cominciato a lavarsi pure i chicchi di riso. Non sappiamo perché, cioè non sto nella testa dei macachi, però queste sono innovazioni rilevanti nella vita di un macaco. E chi conosce questo? E questo è un altro personaggio, eh? Questo è un altro personaggio. Chi è questo? Questo è Julie. Questo è Julie che nel 2010 ha cominciato a mettersi l'orecchino. Cioè questo è un comportamento che peraltro, stando ai dati finora, non ha utilità, cioè non lo fanno perché gli serve. In realtà tipicamente lo faceva soltanto quando faceva grooming, cioè quando gli altri membri del suo branco andavano lì e diciamo la coccolavano. Questo comportamento si è diffuso in 2 anni, cioè a febbraio del 2012 già questo si era messo l'erba nell'orecchio e questo ci sta provando, cioè non si vede bene ma ci sta provando. Questo è il punto. Ora, queste novità comportamentali cambiano la vita di questi esseri,
cambiano in misura più o meno rilevante il loro ambiente e quindi cambiano la loro evoluzione. Questo era un po' il punto che volevo sottolineare. Addirittura avevo messo questo paper, voi sapete che gli scimpanzé pescano le termiti, no? Bastoncino, termiti, prendi la termite e te la mangi. Attenzione. Questi usano 38 elementi tecnici, cioè tools diversi, per fare sta roba qui. Possono combinare tra i 3 e i 7 elementi per pescare le termiti. Sono stati riconosciuti almeno, credo, 9 modi di... Eccoli qui. 9 modi diversi di pescare le termiti. Questo non c'ha base genetica. Questa semplicemente sono proto-tradizioni preculturali. Adesso non voglio dire che sia cultura, ma voglio dire è il comportamento. È il comportamento delle popolazioni che ha un effetto rilevante sulla loro vita. Questo è cibo, cioè gli scimpanzé vivono così, diciamo, cioè vivono anche mangiando le termiti. Non è per loro un hobby, è una cosa seria. Bene, il comportamento e le soggiacenti abilità cognitive cambia in quanto tale, cioè non in virtù di mutazioni, cambia perché cambia, perché gli esseri viventi si comportano in maniera diversa. Nel cambiare, cambia l'ambiente e il contesto in cui, uno, le popolazioni di questi organismi evolvono, due, gli individui di quelle popolazioni crescono. Questo vale per tutto il regno animale. In realtà ci sono elementi di questo persino nel regno vegetale, pure le piante sono niche constructors, ma questo sarebbe, diciamo così, un altro talk. E qui noi non abbiamo ancora parlato di intelligenza. Qualcuno mi ha mai sentito parlare di intelligenza umana? No. Allora qualcuno a sto punto potrebbe dirsi, vabbè, ma allora che ci siamo venuti a fare qui? Perché in realtà... tutto ciò che vi ho detto finora e che vale per la maggior parte delle forme animali, strettamente vale pure per l'uomo. La cultura fa questo. Cioè la cultura è una modificazione progressiva del comportamento che modifica l'ambiente, modifica il contesto in cui la popolazione umana, in questo caso, evolve, modifica il modo in cui gli individui umani, i cuccioli d'uomo di cui sopra, neotenici, che gli insegniamo cose dalla mattina alla sera, crescono. E da questo punto di vista non c'è una differenza sostanziale. Forse è qui che Darwin, poi Anna sempre tu ce lo dirai, dice abbiamo la differenza di grado, non è di kind, no? Non è qualitativa. I meccanismi sono gli stessi, certo, voglio dire. Questo è un dettaglietto interessante che poi ritornerà tra poco. Questa è una grotta, Brunichel, e questo, questo è un luogo architettonico. Cioè questo hanno spostato delle stalattiti, diverse decine di tonnellate di stalattiti, per creare questa struttura. Questa cosa qui è stata scoperta nel 2016 nel sud-est della Francia ed è vecchia 176.000 anni fa. Piccolo dettaglio, 176.000 anni fa in Europa i sapiens non c'erano ancora. Questi sono Neanderthal che hanno fatto questa cosa. Queste sono le tante innovazioni culturali che si sono andate diffondendo in Africa nei, diciamo, tra i 100.000 e i 120.000 e i 65.000 anni fa. Voglio dire, i meccanismi saranno pure gli stessi o almeno comparabili, però certo nessun'altra specie animale ha fatto tutto questo. Nessun'altra specie animale ha inventato strumenti per prendere appunti, agricoltura e allevamento, città, scrittura. Fine arts, cioè le arti, no? La filosofia, la letteratura, la musica, nessuno si è inventato, diciamo, la stazione spaziale internazionale, cioè come dice anche Bickerton nella citazione, nessuno ha lasciato la Terra dietro di sé, beh, noi l'abbiamo fatto, voglio dire. Quindi qualitativo, quantitativo, non lo so, per ora potrebbe essere ancora un po' dubbia la questione, però il punto fondamentale che volevo sottolineare qui è che i meccanismi dell'evoluzione culturale sono questi due. Adesso non posso entrare veramente molto nel dettaglio,
però quello che vorrei sottolineare è che ci sono evidenze, varie evidenze, che i comportamenti culturali sono in grado di modificare le facoltà cognitive dell'essere umano, ma in realtà anche di altri animali, l'abbiamo visto, e addirittura strategie culturali sono in grado di modificare persino i sostrati neurali che sottostanno a quelle funzioni cognitive e che poi alla fine rendono possibili, diciamo, quei comportamenti culturali. Cultural acceptation è questa, cioè la capacità di riutilizzare in modo nuovo e con combinazioni nuovi elementi culturali già noti, diciamo così, da quella popolazione. Non entro nei dettagli. Tutto ciò presuppone insegnamento, pedagogia, cioè presuppone strategie dedicate di trasmissione di informazione, in questo caso simbolica e culturale, e come vi ho già detto, questo, come dire, crea anche, è in grado anche di indurre la formazione di nuove reti neurali. Per esempio, ve lo dico proprio in due parole, quando noi impariamo a leggere e a scrivere, nel nostro cervello viene formata una rete neurale che coinvolge più o meno i circuiti del linguaggio orale e parte della corteccia visiva ventrale, che se non impariamo a leggere non c'è. Se io faccio un brain imaging a un aborigeno brasiliano che non ha imparato a leggere, non ha questo network. Ma io e lui siamo geneticamente uguali. Peraltro, se io lo prendo da adulto anche e lo mando a scuola, quello impara a leggere e il network si forma. La cultura che induce novità. Questi due libri, leggeteveli perché questi libri vi aprono la testa. E dicono molto meglio di come ho potuto fare io le cose che però in fondo vi ho detto pure io. Qui c'è, come dire, molto di ciò che si capisce oggi della vita e anche dell'intelligenza e della cognizione. Sono due libri semi-divulgativi, quindi non ci si dovrebbe fermare lì, ma questi libri sono thought-provoking, ve li calorosamente suggerisco. Li trovate anche nella bibliografia della traccia, naturalmente. L'intelligenza umana è nata così, questo è il punto. Cioè, tutto quello che vi ho raccontato è che serve per dirmi che l'intelligenza umana è nata con questo, lungo questo processo qui, tramite questi meccanismi qui. Scusate, meglio ancora, è evoluta così, ancora meglio forse, è progredita in questo modo, cioè in questa interazione con l'ambiente, modifiche, comportamenti nuovi che modificano l'ambiente, che rimbalzano sulla propria costituzione, diciamo così, a 360 gradi. L'intelligenza umana ha progredito tramite la cultura, e la cultura è inevitabilmente materiale e inevitabilmente modifica l'ambiente. Fatemi un esempio di una cultura che non ha un correlato materiale di qualche tipo. Non c'è. E fatemi un esempio di un assetto culturale di qualche popolazione che non lascia una traccia profonda nell'ambiente in cui quella popolazione vive. Non c'è. Allora, adesso finalmente, dopo quasi un'ora, arrivo a parlare di intelligenza. Però, come dire, tutto ciò non si capisce senza questo sfondo, non si può capire fino in fondo. E il paradigma che vorrei in qualche modo solo rapidamente presentarvi è quello della cognizione delle 4E, che è qualcosa di rilevante, voglio dire, la Oxford ci fa un handbook, quindi è qualcosa di rilevante, voglio dire, ex autoritate, fondamentalmente. Che cosa sono queste 4E? Queste 4E sono un paradigma, diciamo così, un approccio concettuale per capire l'intelligenza umana di recente, diciamo così, elaborazione, e che, scusate, vede l'intelligenza umana come, la mente, la cognizione, l'intelligenza, insomma, vedete voi, come embodied, embedded, extended, enacted. Embodied, cioè, per essere rapido, non per altro, embodied, cioè incarnata, incorporata, coinvolge, cioè dipende da ed implica il corpo e il cervello dell'organismo agente, non può essere totalmente descritta in termini di processi mentali astratti, in termini di rappresentazioni, non si esaurisce lì. Embedded o situated, cioè collocata, in realtà embed in inglese significa proprio impiantare, no? Cioè questo microfono è embedded in questo tavolino.
ok? Quindi non è qualcosa di separato dall'ambiente, dalla nicchia ecologica dell'organismo agente, mostra invece livelli di codeterminazione con gli aspetti fisici, sociali, culturali del mondo. Dipende anche da come è fatto l'ambiente, la cognizione, l'intelligenza, cioè sono le stesse cose in fondo che abbiamo visto. Qui guardate più dal punto di vista, diciamo, delle scienze cognitive e della filosofia della mente, lì guardate più dal punto di vista della biologia evolutiva, ma a me pare molto interessante che le cose coinvergano in maniera interessante. Extended, quindi estesa, diffusa, cioè è spesso scaricata, riversata in sistemi, entità biologici e non biologici, naturali o artificiali, per sostenere una varietà di funzioni che sarebbero impossibili o enormemente difficili da svolgere solamente grazie ai processi mentali dell'organismo ambiente. Supera i confini della scatola cranica e del corpo dell'organismo. Esempio, io non sarei assolutamente stato in grado di fare questa presentazione senza slides, per intenderci. Okay. Enacted, agita. Questo forse è ancora più importante, è la cosa forse meno trattata, ma è di fondamentale rilevanza. Cioè la cognizione, l'intelligenza, deve essere agita, deve essere messa in pratica, deve essere attiva, se no non funziona, se no non si sviluppa, non cresce, non evolve, non fa niente. Forse non serve a niente alla fine. Si svolge a luogo in una complessità di relazioni significative tra l'organismo agente e l'ambiente di quest'ultimo, inteso specificamente come il luogo dove esso agisce concretamente e che quindi modifica, questo è centrale per capire varie cose, avviene nell'azione reale, risente degli effetti di quest'ultima, cioè dell'azione reale. Avrei degli esempi qui, ma adesso veramente non voglio allungarmi più di tanto. Embodied. Ma perché abbiamo un sistema decimale? Beh, è comodo, in effetti il sistema decimale è comodo, fai le operazioni in colonna, ma probabilmente ci abbiamo decimale, e quello decimale è quello che si è diffuso di più, perché ci abbiamo 10 dita. E quindi questo incorpora quell'attività mentale. Embedded, situated, beh, qui si possono dire 150 milioni di cose, dal fatto che noi, esseri umani, abbiamo una cognizione vision-based, cioè, come dire, quando vogliamo capire qualcosa lo dobbiamo vedere, lo vogliamo vedere in qualche modo, perché siamo primati, e perché nella storia evolutiva dei primati la vista è diventato il senso primario. Questo non è in genere per gli altri mammiferi, dove in genere è l'olfatto fondamentalmente, ma ancora è embedded nel contesto sociale. Questo è un aspetto, lo dico subito così non mi scordo, che può rimanere in sordina nella mia presentazione, lo so. Ma tutto ciò che vi sto raccontando dovrebbe essere capito anche in un contesto sociale, ma su questo ritornerò brevemente. Cioè embedded anche da questo punto di vista. Cultural acceptation, l'abbiamo detto, cioè voglio dire, facendo queste cose che hanno rilevanza sociale, simbolica, estetica, eccetera, eccetera, noi non solo mettiamo in pratica la nostra intelligenza, ma la formiamo, la cambiamo, progrediamo in questo modo. Grazie, più che sufficiente. Va bene, qui mi piaceva menzionare questa cosa del gossip, mi porterebbe un po' lontano, però perché nel libro di Laland che vi ho fatto vedere prima, lui parla del gossip. Dice, il gossip io, chi mi conosce lo sa, il gossip veramente se ne potrebbe fare volentieri a meno, ma il gossip dice qualcosa della nostra cognizione, soprattutto della dimensione sociale della nostra cognizione. E questa dimensione di gossip, cioè di intrattenimento di relazioni strette con gli altri, dettagliate, probabilmente è una delle ragioni per le quali noi abbiamo un linguaggio così sofisticato, che poi tra le varie cose permette anche a un relatore di annoiare per un'ora, un quarto, diciamo così, la propria audience. Il libro di Bickerton su questo è chiarissimo, cioè un linguaggio così ai nostri antenati di 200, 300, 100 mila anni fa non serviva. Se non ce lo inventavamo eravamo già una specie biologica di successo, non ci serviva. E qui cominciamo ad arrivare al punto dove forse la differenza viene fuori. Ma allora perché? Allora perché ce lo siamo inventato?
un attimo di pazienza, ma magari vi do due idee anche su questo. Prima fatemi menzionare l'extended, perché qui c'ho un aneddoto interessante. Extended significa, in soldoni l'abbiamo visto, che la cognizione, l'intelligenza non è nel cervello, non è nell'iperuranio probabilmente o non solo, non è solo nel corpo, è estesa, è nell'ambiente, è nel contesto. Allora qui qualcuno di voi sa chi è questo personaggio, Don Giuseppe, chi è questo personaggio? Questo è Michael Heller, un importante matematico, fisico matematico, sacerdote cattolico che 3, 4, 5 anni fa, credo, non mi ricordo, più o meno, vinse il premio Templeton per i suoi contributi a Science and Philosophy, a Science and Theology, Science and Religion, diciamo, a un discorso interdisciplinare. A me, io l'ho conosciuto di persona, ho seguito un suo corso di Mathematical Physics for Philosophers qualche 20 anni fa in Gregoriana, più o meno, e ci ho parlato diverse volte. In una di queste occasioni in cui ci ho parlato, lui era appena ritornato da un viaggio qui. Cos'è questo? Questo è il nuovo dipartimento di matematica dell'Università di Cambridge. E lui mi raccontava che nel nuovo dipartimento di matematica dell'Università di Cambridge le lavagne sono ovunque. E diceva, vabbè, si sa, un matematico senza lavagna non può fare niente. Poi guardandomi così, con gli occhiali così, mi disse, però non avrei mai immaginato di trovare lavagne anche in bagno. Ed è vero. Cioè, la matematica è in bagno. No, la matematica è nella lavagna. Cioè, la matematica senza lavagna non la fai. Non ce la fai a farla, ad averla tutta in testa. In questo senso la cognizione è estesa. Poi è estesa perché facciamo artificial memory systems, perché facciamo rappresentazioni, perché scarichiamo informazioni e concezioni negli oggetti materiali, va bene, queste sono cose che vi ho già detto, questo però è rilevante da risottolineare, che poi, una volta che l'abbiamo scaricata, questa poi ci ritorna indietro, cioè ci rimodifica, ci cambia, ci fa evolvere, ci possiamo costruire sopra. Enacted, cioè ha bisogno di essere agita, anche qui, mondo che si apre. Queste sono le colonne oculari di dominanza della corteccia visiva della rana. Beh, perché in realtà se la rana non esercita il suo sistema visivo, queste colonne di dominanza oculare non si formano e la rana rimane cieca, non vede, cioè, non sarà mai più in grado di vedere nulla e quindi è morta perché non può prendere neanche la libellula. Cioè bisogna mettere in pratica le nostre potenzialità per svilupparle. Questo è l'altro esempio, cioè l'esempio dal quale si è capito fondamentalmente come funziona il neural learning. All'inizio del nostro sistema, del nostro sviluppo, diciamo, cioè ancora prima della nascita, nel grembo materno, tutte le nostre fibre muscolari sono collegate con un sacco di neuroni. C'è una gran confusione, diciamo così, tra cervello e muscoli. Infatti, il bambino appena nato può fare questo? Mamme? Il bambino appena nato non riesce neanche a prendere un oggetto. Perché? Perché la sua organizzazione, l'organizzazione del suo sistema motorio è confusa. Lui prova, quando ci riesce piano piano, raffina le connessioni neurali. Cioè passa da una situazione del genere, queste sono proprio le fibre muscolari, questi sono motoneuroni che arrivano dalla colonna vertebrale, dalla spina dorsale. Passa da questa situazione a questa. Quando arriva qui, riesce a prendere un oggetto, ma se non ci prova, cioè se non si muove veramente, questo non succede e lui non sarà mai in grado di farlo. Per non dire, questo veramente non posso dirvi di più, ma persino nella formazione delle nostre beliefs, delle nostre credenze a tutti i livelli, non solo quelle religiose, è essenziale che noi ci muoviamo. Cioè dobbiamo andare
dobbiamo agire per ricavare feedback e rifinire il tutto. Dobbiamo mettere in moto il sistema, altrimenti il sistema si blocca, diciamo così, non si sviluppa e non funziona. La for e-cognition è completamente in linea con la comprensione dell'evoluzione dell'intelligenza umana qui proposta. Questo, diciamo, forse è il guadagno teorico più sofisticato che posso dare, cioè, non è un granché, ma insomma. Ma allora dove sta la differenza? Ci siamo arrivati, quanto mancano? 5 minuti? Perfetto. 10? Abbondante. Intanto vi segnalo quest'altro libro, queste sono le mie vere fonti, dopo i Rolling Stones, naturalmente. Su questo poi prima o poi ci sarà anche un abbiamo studiato per voi sul centro DISFA a beneficio di tutti, però anche se magari forse porterà persino la mia firma, questo abbiamo studiato per voi che non vi esima da leggervi il libro, perché questo è un altro libro che fa pensare, eh? È un altro libro che fa pensare. Ma vediamo un po' dove la differenza è nei fini. Questa è la risposta che posso dare. Chi ha letto la traccia già l'ha scoperto, ma questa è la risposta, voi dite... Congratulazioni, ci siamo venuti da Catania, eccetera, eccetera. Un momento però, perché il punto che volevo sottolineare, cioè quello che ci metto intorno a questa conclusione, è che l'evoluzione dell'intelligenza umana, che in fondo funziona come l'evoluzione delle altre specie biologiche a livello di meccanismi, non ci sono differenze sostanziali secondo me lì, però la differenza vera sta qua. Sta nel fatto che l'evoluzione dell'intelligenza umana non è un'evoluzione di mezzi. Tutti gli esempi animali, diciamo così, che vi ho portato, a parte forse un po' Giuli col suo orecchino, lì ci sarebbe qualcosa di interessante da capire, ma infatti loro sono quelli che stanno più vicini a noi, diciamo, da questo punto di vista, hanno tutti a che fare col cibo. Cioè sono mezzi intelligenti per un fine che però sta lì, è biologico, cioè un organismo se lo mangia muore. La gran parte delle cose che vi ho fatto vedere in quel rapidissimo spot sull'evoluzione culturale, invece, non servono per mangiare. Noi se non andiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale mangiamo lo stesso, anzi, mangiamo meglio, diciamo. Giusto? Ok, molto meglio, diciamo. Ecco. Quindi è un'evoluzione, quella dell'intelligenza umana, di fini. Cioè non guarda ai mezzi per sopravvivenza e riproduzione, tende a fini nuovi, desideri, obiettivi, aspirazioni e ambizioni. Wants, non needs. Questa parola qui che si ritrova nel libro di Laland che vi ho citato prima, in realtà c'ha una storia, viene da un paper di un russo che adesso non mi ricordo mai come si chiama, negli anni, credo, fine 80, ma insomma, va bene. Allora il punto qual è? Il punto è questo, e questo qui anche vengo a cose che magari qualcuno mi ha già sentito. Socrate, padre della filosofia. Rivoluzione del pensiero umano, ci ha lasciato le penne, diciamolo brutalmente, cioè, per la sua fitness, diciamo così, l'invenzione della filosofia non è stata una grande svolta, ma perché ci si è inventato, cioè, perché ci si è messo? Galileo, padre della scienza moderna, insomma, non ci ha lasciato la pelle, ma poteva rischiare, diciamo così, no? Eppure, caparbiamente, no? Il famoso eppur si muove, perché? Perché lì c'era una motivazione molto più profonda, diciamo così, della sopravvivenza o della riproduzione, anche perché credo che Galilei fosse ormai già vecchio, diciamo, quando ha fatto il grosso delle sue cose. Darwin, stessa cosa. Poi io aspetto, Anna, la tua tesi veramente con fervore, perché così posso, invece di mettere la foto del Beagle, metto la copertina della tua tesi su questa slide. Ma voglio dire, ma Darwin, ma a chi gliel'ha fatto fare di mettersi sul Beagle e girare per l'oceano 200 anni fa, rischiando veramente la vita praticamente a ogni miglio? Non era certo per la fitness, c'erano altre motivazioni. E questo io, come dire, lo retrodaterei a tante delle altre cose che abbiamo visto durante questa presentazione. Anche perché, questo lo trovate pure sulla traccia, queste, che secondo me rispondono proprio a questa logica in fin dei conti, anche se poi ci hanno avuto delle utilità, cioè io non sto dicendo che queste cose sono inutili, io sto dicendo che queste cose però non rispondono a un'esigenza di sopravvivenza. Le inventi per motivazioni profonde... Poi gli trovi anche un utilizzo, voglio dire, magari ce ne trovi vari, magari continui a costruirci, però diciamo non ci servono per sopravvivere. Questo è un fatto, secondo me, alla fine, non è tanto un'interpretazione. Cioè eravamo una specie di grande successo biologico molto prima di tutto questo. Questa roba qui c'ha 10.000 anni, cioè ieri,
nei confronti della nostra storia biologica. Ultimo dettaglio, proprio per concludere, ho finito. Ieri ho mandato, qualche giorno fa ho mandato la traccia ad alcuni dei miei consulenti, e non vi dirò chi mi ha scritto questa cosa, anche se qualcuno potrebbe capirlo. In risposta ho ricevuto questa citazione. Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Commento di chi mi scrive, leggi di una grotta preistorica, e qui forse qualcuno di voi capisce chi mi ha scritto. E poi continua la citazione, questa è Olivetti, la nostra società crede nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell'arte, crede nei valori della cultura, crede infine che gli ideali di giustizia non possano essere straniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto nell'uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto. Questo è il punto, quasi mi commuovo, perché per me queste sono cose serie. E quindi con questo volevo però caratterizzarvi due secondi un po' questi fini, perché questi fini, tema che non finirebbe mai, infatti, io li capisco come fini endogeni, intrinseci ed espliciti, cioè endogeni generati dal di dentro, intrinseci propri del soggetto, espliciti, cioè formulati in maniera in certa misura consapevole. Dico in certa misura perché non sempre abbiamo una completa consapevolezza di dove vogliamo arrivare, magari qualche volta ci abbiamo dei sentori e non di più. E non, come invece secondo me succede per la gran parte del resto, diciamo così, non fini esogeni, cioè imposti dall'esterno, devi mangiare se no muori, estrinseci per i quali l'individuo è trasparente, cioè alla fine per la biologia l'individuo conta poco, cioè conta la popolazione, semmai, no? Il population thinking, per dire, impliciti, cioè non sono i fini che in genere animano la vita delle altre creature, non sono formulati esplicitamente, non sono consapevoli. Questi fini, e qui chiudo il cerchio, sono embodied, extended, embedded and enacted. Cioè, anche i fini sono così. Vivono in questa dimensione, non sono qualcosa che sta non si sa dove, non si sa come, non si sa perché. Sono embodied, extended, enacted e embedded. Vale a dire, vengono elaborati e costruiti progressivamente, socialmente, materialmente, e insomma, tutte le cose che abbiamo detto. Fini, infine, ai quali è necessario assentire, ma qui partirebbe un altro seminario, e che non dovrei fare io, ma dovrebbe fare qualcun altro forse, per la cui realizzazione è necessario impegnarsi. Per cui, quale modo migliore per finire se non con the ends, i fini. Grazie. Persino con 3 minuti di anticipo. Bene, ringraziamo Ivan Colagio per questa ricchissima presentazione, per questo intervento così pieno di spunti, suggerimenti che avremo modo di riprendere anche durante il lavoro di problem solving. Prima di lasciarvi al coffee break, però, vorrei che si alzassero i portavoce dei tre gruppi. In aula 101 avremo Anna Pelliccia, in aula 103 Francesco Panico, in aula 105 Paola Iadaresta. Bene, un brevissimo commento e poi veramente andiamo al coffee break. La tua presentazione ci ha mostrato lungamente che cosa ci accomuna agli altri, e un po' come in quell'orologione che ci hai fatto vedere alla fine, la differenza può essere anche talvolta un piccolo clinamen, una piccolissima deviazione, però quanto ricerca si apre da questa piccola deviazione che ci hai mostrato, cioè non è niente più che un'osservazione. Quanto è importante sapere che cosa ci accomuna alle altre specie viventi e quale enorme distanza può aprire una minima deviazione, in questo caso il rapporto a mezzi fini. Questa è la sfida, cioè secondo me questa è la sfida di oggi, ma proprio è la sfida della cultura attuale.
queste cose mi vengono sempre in inglese, non blur, quindi non, ecco, non sfocare, non offuscare le differenze, non offuscare le differenze, riconoscendo però l'enormità che abbiamo intorno, che abbiamo in comune con tutto il resto. La SISDRI, no, è una scuola interdisciplinare superiore per la ricerca interdisciplinare. La sfida sta qua, perché io, cioè, se avessi fatto la presentazione in un altro modo, magari forse più noioso, non lo so, però magari più documentata, avrei potuto sciorinare una serie di papers in cui, recenti e autorevoli, in cui si fa vedere che oggi la biologia sta imparando e deve imparare dall'antropologia, l'antropologia sta imparando e deve imparare dalla biologia. Questa è la sfida di oggi. Cioè, la sfida dell'interdisciplinarità oggi, per quello che io posso capire, sta qui. Poi dove finiremo non lo so, insomma, si vedrà, però questo mi pare, cioè, un commento. Nel breve finiremo il coffee break, allora a più tardi.